Non c'è pace nella Repubblica Dominicana. Durante uno sciopero generale protrattosi per 15 giorni, il popolo scende in piazza per chiedere le dimissioni del presidente Joaquín Balaguer, un uomo che si è compromesso con l'appoggio dato a suo tempo alla dittatura di Trujillo. La polizia e i soldati sono costretti a intervenire spesso per sciogliere gli assembramenti e ristabilire l'ordine. Il capo dell'opposizione, Viriato Flaglio, ha un largo seguito nelle città e nelle campagne. Egli ha proposto la nomina di un consiglio provvisorio con il compito di preparare le elezioni che dovrebbero aver luogo nel 1962. Il desiderio di eleggere liberamente un parlamento è molto sentito in tutta la Repubblica e il popolo dominicano è fermamente deciso a lottare per la conquista della democrazia, la sola che possa assicurare al paese benessere e progresso.